Salve ragazzi e bentornati su Pokémon Platino Nuzlocke. In questo nuovo episodio andremo finalmente verso la Lega Pokémon di Sinnoh. Ovviamente ci incammineremo per arrivare innanzitutto alla Via Vittoria, quindi direi che possiamo partire senza indugiare oltre, a nord di Arenipoli, ma hey! Prima direi di fermarmi un attimo al Pokémon Market, perché successivamente ci sarà la Via Vittoria e purtroppo da quelle parti lì non c'è un Pokémon Market dove potremo praticamente gestirci la situazione. Quindi comprerò le cure qui e nel prossimo episodio ovviamente entreremo dentro la Lega, scusate, dentro la Via Vittoria. Allora, devo comprare una ventina di iperpozioni, ecco qui. Una superpozione, così facciamo 20. Poi delle Ultra Ball non credo. Poi cosa abbiamo da comprare? Anche delle ricariche totali, perché ne ho 0. Magari prendiamone 15. Poi revitalizzanti sono totalmente inutili. Degli antiparalisi, ok, queste sono le cure basilari che possiedo già. Idem anche la cura totale. E il repellente, ne ho 20, ne compriamo 5. Così, perfetto, dovrebbero bastarmi. O forse no. No, dai, sì, ho anche il super repellente. Meglio non spendere troppi soldoni, anche perché alla Lega Pokémon compreremo altre tante cure che ci serviranno parecchio. Ok, allora, come potrete sicuramente notare, nello schermo inferiore c'è Duck, che in questo episodio mi aiuterà con la MN cascata. Adesso dovremo risalire una cascata per arrivare alla Via Vittoria. Allora ragazzi, prima di andare, ok, iniziamo ad attivare il repellente. Siamo al percorso 223. In questo percorso qui oggi batteremo allenatori, ci alleneremo leggermente, prenderemo strumenti. Sarà un episodio parecchio sciallo, una piccola discussione tra me e voi. Cioè, niente di stancante perché ho messo Duck. Cosa caspita ho fatto? Ho praticamente sbagliato tasto, ma va bene, lasciando stare questo. Ritorniamo calmi, come se niente fosse successo. Facciamo scarica e mandiamo KO Luminion. Ok, ah, Duck sale di livello, solo perché sono riuscito a metterlo in campo, dai. Allora, a proposito di Sparky, mettiamolo come primo Pokémon. Così, al posto di Snappy, in modo tale da farlo reagire fin dall'inizio. Mi dispiace, sono in bikini. Ma cosa? Cosa hai capito? Mi dispiace, sono in... Ma per cosa? Ok, Bibarel, facciamo fulmine, ok? È super efficace, chiaramente. La prossima scelta è Azumarill, quindi è pur sempre un Pokémon di tipo acqua, non è stata integrata qui dalla quarta generazione il tipo folletto, fortunatamente. Quindi l'elettro è ancora super efficace. Vinciamo su Silvana Nuotatrice. Adesso, da queste parti qua dovrebbe esserci, vediamo un attimo, allenatori. Anch'io mi alleno in una palestra Pokémon, non penserei mica di poter vincere facilmente. Ma, quasi magari. Allora, Mantic, schermo luce. Scarica, attacca, grande Sparky. Alla mia stima, sto Pokémon qua. Splinter sarà a livello 42, il prossimo Pokémon è Remoraid. Allora, facciamo fulmine, grande, attacca pure questo turno. Perfetto. Prossimo Pokémon Mantic. Così, switchiamo a random. Voglio fare lottare, voglio fare girare un po' tutti in questo episodio. Allora, metronomo, gelo scheggia, ma dai, c'è di meglio, su. Ok, oltraggio, ad esempio, ecco. Andiamo pure con un brutto colpo. Ovviamente ti becchi tanti bei punti esperienza che ti fanno comodo, carissimo Splinter. Allora, questa è una lotta in doppio. Vabbè, ok. Sparky e Trident che vanno bene. Il mio sogno è di nuotare in ogni mare che c'è. E sentiamo un po' quello della ragazza. Un bel respiro prima della lotta. Ispirare e espirare. Ma anche no. Curzio e Paggy? Paggy, ma che nomi avete in questo percorso, mi chiedo io. Allora, scarica, dovrebbe colpire anche Trident, quindi no.
Facciamo un bel tuono pugno diretto su Meryl. E con Trident facciamo un lacerboso su Wingull. Ok. Giù Meryl. Meryl. Cos'è Meryl? Giù Meryl. Ok, hanno i Pokémon al completo questi qua. Wow. Fulmine su Golduck e lacerboso su Wingull. Ok. In questo episodio non dovrei assolutamente aver tanti problemi con il mio carissimo Sparky, anche perché mi darà una grandissima mano. Soprattutto anche nella palestra. Nella palestra, scusa. Non ci sono più palestre. Devo autoconvincermi di questo fatto, che mi fa anche comodo. Stavo dicendo, mi sarà anche utile all'interno della Lega Pokémon, quindi ci siamo quasi, anche perché mi allenerò parecchio con Sparky, con tutti quanti, insomma. Allora, Suppeliper e via. Ah, usa Trespolo. Vabbè, Pelipper intanto va via. Li ho praticamente uccisi tutti con Sparky. Sprinter sale a livello 43. Oddio, brutto colpaccio di Trident. E la Madonna, bravo. Bravo, bravissimo. Allora, cosa abbiamo qui? Guardatelo, come se non t'avessi visto. Si mimetizza con l'acqua. Allora, un attimo. Pokémon selvatico. Wow, Tentacruel. Ah, Tentacruel. Fantastico. Vediamo un po' cosa riesco a fare. Magari lo catturo così. Oddio, no. Magari no. Magari no. No, non mi interessa. A parte che non ho questo interesse particolare per questi Pokémon qua, quindi... Il mio team sta anche al completo. Non ho bisogno di catturare altrettanti Pokémon, quindi... Va bene così. Ok, ecco, infatti qui ci stava un passaggio che mi conduceva esattamente qui, dove c'è questo strumento, ossia la MT-18 che contiene Pioggia Danza. Allora, tra l'altro devo recuperare ancora un bel po' di MT. E sono un bel po', il mio un bel po' è un bel po' un po' troppo. Perché devo già recuperare la MT che contiene Lanciafiamme. MT non mi ricordo il numero. E anche Terremoto. Adesso Terremoto non so. Adesso non so di chi è il caso. Non so minimamente di chi possa prendere. Chi possa prendere questa mossa, ma non credo possa prenderla qualcun altro. Quindi vabbè, io intanto cerco delle MT importanti. Poi vediamo, chissà. Allora, Allegra Nuotatrice con Wingull. Andiamo sempre di tuono pugno. Tanto va giù. Ma sto lottando con dei Pokémon di livello 5, ragazzi. Ma cos'è sta noia in questo episodio, eh? Cos'è questa noia? Parliamone. K.O. Seeking. Vinciamo su Allegra, ciao ciao. Allora, siamo arrivati? Io davvero non mi ricordo questa stradina qui. Comunque il percorso 222 è 222, non lo so. No, il 222 era quello prima di Arenipoli. Sarà il 223, che ne so. L'avevo letto poco fa, ma l'ho dimenticato. Allora, livello 49 Sparky. Ok. Prossimo Pokémon Gastrodon. Mi tocca per forza switchare perché Gastrodon non sopporta le mosse di tipo elettro, perché è anche un tipo terra. Allora, che faccio? Mettiamo... No, ehi. C'è il rischio che possa avere anche un terremoto, che ne so. Mettiamo Splinter, dai. Splinter va più che bene. Ciao Gastrodon. Facciamo Metronomo. No, Vigor Colpo. Da, Mega Pugno. Grande, va pure bene. Fanghiglia. Facciamo Desiderio. Così tanto per riprenderci. Doppio Ago. Da, ma che schifo di mosse, ma perché? Dai, Metronomo, Finta. Yes, Corpo Scontro. Dai, di nuovo Metronomo, Lacerazione, grande. Perfetto. Quasi livello 44, su Machoke, continuiamo con il nostro Splinter. Usiamo Volo e uccidiamolo del tutto. Ok, capo Machoke. Adesso livello 44 per il nostro Splinter, che sta livellando pian pianino. Non è mica un problema, eh. All'interno della Via Vittoria credo di allenare un po' tutti quanti. Poi off camera ovviamente ci sarà anche la mia parte, la mia grandissima parte, perché
voglio arrivare come minimo a livello 55-60, perché davvero mi servirà tantissimo all'interno della Lega. Lo so per esperienze, credo dovreste saperlo anche voi. E salve, buongiorno. Quanti allenatori? Pensavo ce ne fossero qualcuno qui e là, non lo so. Il mio ragazzo ideale deve avere gli occhi del colore del mare. Mamma mia, mi arrapo. Celestina nuotatrice con Golduck. Un altro fulmine. Mancanza di voce, ma un altro fulmine va più che bene. Sempre puntuale la mia mancanza di voce. Ah, ok. No, no, ok. Prendiamo questa Subball e nient'altro. Ma mi fate dare un'occhiata nella mappa? No, tanto per curiosità, eh. Ok. Mappa città. Ok, manca tipo un altro po'. Tipo un altro pezzetto per arrivare. Oh no, questa è tipo tutta la Lega Pokémon. Ok, stiamo quasi per arrivare, quindi no problem. Hey, ciao. Lo sai? Ho vinto un concorso di moda mare. E invece adesso provo a vincere una gara Pokémon. Quindi, ok. Cassandra nuotatrice. Sono un po' tutte nuotatrici qua, perché vabbè, comunque ci troviamo in un percorso acquatico. Cosa possiamo trovare se non dei nuotatori? Dico io, insomma. Tra l'altro, siamo quasi per arrivare. Sì, all'entrata della via Vittoria, l'ho già detto. Ma lì c'è anche un centro Pokémon, la cosa che mi appaga parecchio. Potrò ricurarmi e potrò regolare alcune cose nel box, quindi... guardate l'episodio fino alla fine e basta. Ehi, salve. Lui era nascosto. Dimmi chi ti doveva vedere. Adesso ho visto quella roccia lì, ci si poteva passare. Ho detto, ah, ok, andiamo. Ok, tuono pugno. Giù Tentacool. It's very cool, Golduck. Ok. È diventato perfino noioso commentare la stessa lotta, le stesse mosse, la qualsiasi cosa. Sul serio. No, ok. Ok, 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 ok. Qui c'è uno strumento. Cosa abbiamo? Una caramella rara. Oh, oh. Caramella rara che mi potrebbe servire. Mo mi sa che la uso. Allora, le caramelle rare sono sempre utili nelle Nuzlocke, quindi... usiamola su... facciamola su Sparky, dai. Arriviamo a livello 50, grande. Ok. Diciamo che con Sparky devo allenarmi... beh, così così, dai. Sono sulla giusta strada. Mi sto allenando parecchio. Ecco, Gyarados. Uno dei Pokémon un pochino più preoccupanti all'interno della Lega Pokémon. Anche perché possiede... ha la possibilità di apprendere terremoto. Non è niente di promettente. Niente di... non è un Pokémon da cui ci si può fidare, ecco. Lega Pokémon, siamo praticamente arrivati. Cascata, grazie a Duck. E salve! Via Vittoria, sempre dritto. Tra l'altro qui la host, non lo so, ha qualcosa... qualcosa che ti cattura. È troppo, troppo lenta, dolce. Molto, molto bella come host. Ok? Allora, direi di curarci, ma non c'è neanche tanto da curarci, se non fosse già per i punti potenza di Electabuzz e un po' di PS persi. Allora ragazzi, facciamo una piccola revisione dentro questo box, che poi io non è che abbia catturato così tanti Pokémon, insomma. Però comunque, allora, Duck non mi dovrebbe più servire, se non sbaglio, perché non ci sono cascate all'interno della via Vittoria, in quanto ha come dire, mosse tipo forza, spaccarocce, queste qua potrebbe servirmi in parte. Geodude, come potrebbe anche servirmi Rino. Allora, fatemi vedere un attimo. Adesso non mi va di fargli apprendere tipo tutte quante le mene, i miei Pokémon, perché davvero, no. Cioè, dovrei scombinare un team intero, ragazzi. Non so se ve ne rendete conto. Quindi, allora, credo di portarmi dietro
un Pokémon tipo Rino, mettiamo caso, no? Oppure no? Geodude può fare scalaroccia. Ma Geodude non ha manco mezze MN. Era lui forse. Bidoof sei tu che hai tutte le MN. Vuoi ti interessa? No, non nemmeno lui. Allora è lui. In alternativa sei tu. Colpevole! Ok. Adesso è un caso che io abbia depositato Sparky, quindi non preoccupatevi. Sto solamente facendo una prova. Fatemi vedere. Allora, devo fargli apprendere spacca roccia. Aha, bravo Rino. Apprendi tutto, caro amico. Ha già scala roccia, quindi questa è una cosa ottima. Successivamente anche forza, se può farla. Ah, ce l'ha già. Non l'avevo nemmeno letta. E sono a posto, direi di sì. Cascata non credo ci sia. E basta. Allora, tanto per dire, Rino sarà il Pokémon che porterò dentro la via vittoria, appunto per questioni di MN. Adesso direte sicuramente Dark, ma poi com'è che fai ad allenare i Pokémon bla 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 bla. Allora, allenerò i Pokémon totalmente, proprio seriamente, del tutto, in off camera, prima di entrare alla Lega Pokémon. Quindi alla fine del prossimo episodio, alla fine della via vittoria, dopo essere usciti alla Lega Pokémon, andrò in giro nei posti magari più noti della regione di Sinnoh, posti dove i Pokémon sono molto più forti, magari possibilmente anche alla via vittoria, perché comunque è un livello master molto, molto più alto, il livello più alto che c'è di Pokémon selvatici, almeno credo, e quindi credo di allenarmi lì fino allo sfinimento, ok? Quindi adesso non so chi sostituirò, nel caso ci penserò su un attimo. Quindi ragazzi, per questo episodio di Pokémon Platino Nuzlocke è tutto. Io vi aspetto col prossimo episodio. Siamo finalmente giunti alla Lega Pokémon, un traguardo incredibile. Abbiamo finito quasi una Nuzlocke in una trentina di episodi. Wow, fantastico. Non mi era mai capitato. Ok, come al solito posso soltanto ricordarvi di lasciare un mi piace fantastico per questo episodio, sciallo, parecchio sciallo, che se lo merita, un commento sotto per dirmi la vostra, rispondete come al solito alla domanda del giorno e io vi saluto, ciao a tutti!